Buongiorno a tutti! Allora, oggi non abbiamo il solito background perché... No, semplicemente perché c'è un sole accecante. Davvero, ho provato a stare lì, ma è iniziato a colarmi tutto il trucco perché lacrimavo. E quindi ho detto no, lasciamo stare. Allora, come vedete, il tono dominante di questo make-up è un po' l'arancione. Perché? Perché in questi giorni sono tanto stanca. Perché io d'estate adoro dormire e poi andare al mare. È il primo anno che lavoro e quindi non dormo e non vado al mare. E in più faccio gli esami perché sono indietro, perché ho fatto il classico, oppure perché non ho capito come si studia, oppure perché... Insomma, essendo un periodo un po' negativo, ho detto facciamo un trucco positivo, un trucco del buon umore. Ecco qui il trucco del buon umore. Allora, meno male, io sapete che poi mi carico da sola, quindi non sembro mai triste. In effetti non sono neanche triste. Ho passato un giorno di depressione in cui ho pianto talmente tanto che non mi ricordavo neanche di aver mai pianto così tanto in vita mia. Ma poi per una cosa stupida, cioè, e mi è capitato altre volte non passare gli esami, no? Invece questa volta non so, sarà proprio il momento psicologico che sto vivendo che, insomma, questo rumore è la mia seggiola. E sarà questo momento che mi butta particolarmente giù. Non lo so, comunque, come vedete, mi sono già tirata su per chi mi domandava come sto. Niente, sto di nuovo bene, sono impegnata, mi sto buttando sullo studio a capofitto, sto studiando tipo dalle 6 alle 8 ore al giorno, solo una materia. Infatti esco che vedo lastre che scivolano su piani ad attrito inferiore a... non ce la faccio più. Comunque, allora, questo trucco è abbastanza interessante per qualche motivo, nel senso che intanto... Perché ho utilizzato i nuovi prodotti che mi sono arrivati dalla neve e ora ve li faccio vedere alla fine dell'intro. E poi perché ho usato due tecniche particolari, ossia ho usato la tecnica bagnata per il blush minerale e ho utilizzato la tecnica del lip gloss più ombretto per fare un rossetto barra lucida labbra, che è quello che ho su adesso. Che è una cosa che mi piace tanto e lo faccio spesso, quindi non ve l'avevo mai fatto vedere in video, ho visto, quindi... Niente, ho detto facciamolo vedere alle ragazze. Yeah! Siete contente? Siete contente? Dai! Come vedete, mi sono tirata su forzatamente. Mia mamma dice che ho tipo una chiavina dietro, no? Che quando mi scarico poi la tiro. E poi comincio. Ok, ora è il momento dei prodotti neve che mi sono arrivati ieri. Con i quali finalmente ho giocato oggi. Ieri sera non c'era luce, quindi non potevo fare un video. Mi è dispiaciuto un sacco. Ho ordinato la palette degli scurissimi. Comunque lo so che queste palette sono state viste, riviste, riviste, ma mi sono detta, uno sguardo in più non fa mai male, no? Io se trovo una recensione in più invece che una in meno sono contenta. Quindi la palette degli scurissimi, la palette dei chiarissimi e la palette degli intensissimi, ma va. Allora, io devo dire che mi piace tantissimo l'ampia gamma di colori che c'è in queste palette, infatti credo che mi vedrete usare per un po' quasi solo queste. Qualche colore qui e là lo pizzicherò da quelli che ho già, ma queste tre palette hanno una così vasta gamma di colori, mi ispirano così tanta creatività che non credo potrò fare a meno di utilizzarle per due o tre tutorial, anche 4, 5, 6. Poi, in questa bustina io avevo ordinato un sample di... Wasabi, che è l'ombretto minerale della serie Kawaii, mi pare, giapponese, insomma, quella serie giapponese che aveva avuto tanto successo. Allora, il problema è che questo ombretto svolazza moltissimo. Allora, come vedete, è un verde Wasabi proprio con un sacco di glitterini. È bellissimo, l'avevo visto usare a Giuliana e mi era piaciuto tanto, quindi avevo detto basta, lo devo pigliare anch'io. Adesso veniamo ai campioncini. Io avevo sempre sentito dire che la neve era molto taccagna, ma a me mi hanno mandato un bel omaggio. Mi hanno mandato un rossettino, è Kiss Design. Me l'ha mandato il numero 3, Art Nouveau. Ok, adesso facciamo così. Voi andate a vedervi il tutorial. Io mi mangio un gelato. Ma fatemi dire com'è. Un tutorial, scrivete un commentino. Andate, andate. Io intanto mangio. Partiamo stendendo Chill the Nice, il paint pot di MAC.
Ora dai chiarissimi di Neve Make Up vado a prendere Peach and Cream, che è questo arancione molto chiaro. Dagli intensissimi vado a prendere Magma. Ora dagli scurissimi prendo Muffin. Prendo Magma e decido di applicarlo con un dito. Ora con un pennello d'eyeliner prendo sempre Magma, ossia l'arancione molto acceso. Prendo Peach and Cream. Poi prendo Muffin. Ora utilizzo il gel eyeliner di Essence nel colore 02 London Baby, che dovrebbe essere un marrone, ma in realtà è quasi nero. Bianca nella rima interna dell'occhio. E diamo un mascara. Ora applichiamo un top coat Kiko per ciglia più lunghe. Ora do questo blush della Bare Minerals, che è il Tropical Radiance, che è questo color corallo molto in tema con il trucco che abbiamo fatto. Prendiamo un qualcosa per fissare il trucco, può essere un'acqua di rose oppure un Fix Plus della MAC, io utilizzo questo di ELF. Allo spruzzo un brandello che non mi interessa moltissimo. Puliamo l'eccesso dallo specchio. Ok, adesso prendiamo la confezione del blush minerale, la picchiettiamo, la rigiriamo, mi raccomando rigiratela, e poi vedete abbiamo un rimasuglio qui sul fondo e basterà e avanzerà per fare quello che dobbiamo fare. Prendiamo il pennello bagnato e ce lo pucciamo gentilmente dentro. Adesso, siccome non vogliamo niente di semplice perché la vita è bella se è complicata, ci facciamo da noi il rossetto. Utilizziamo ossia il ombretto che abbiamo utilizzato sugli occhi, che è Magma, questo bellissimo arancione di questa bellissima favolosa palette, questo ombretto qui, un ombretto arancione andrà benissimo, e un lip gloss. Io utilizzo questo lip gloss, che oltretutto è un test. Me l'avranno dato comunque, della Collistar, ed è a lunghissima tenuta perché quelli soprattutto molto appiccicosi sono a tenuta molto più alta degli altri. L'incasinatissimo risultato è questo.
Però va bene per il nostro scopo. Chi sarà più ordinato di me riceverà un premio. La mia stima. Finito il look, ok, come vedete siamo tutte un po' arancioni, ma fa niente appunto perché l'arancione è un colore molto, molto, niente, comunque questo era il look per sembrare un pochino più allegre e spensierate anche in questo periodo d'esami, anche in questo periodo del cavolo, per me è un periodo veramente pessimo. Niente, spero che vi sia piaciuto, che abbiate apprezzato lo sforzo di sembrare allegra e ci vediamo presto, ciao! Non avrò mai detto di non guardare una ragazza quando mangia. Ci fa sentire grasse!